gruppo se ne passò a Roma, d'età di circa 20 anni, essendo poco provvisto di denaro. Caravaggio finalmente arriva a Roma. Chissà quante volte l'avrà sognata e desiderata la grande città, capitale della pittura, dell'arte antica e moderna. Un altro gran lombardo, secoli dopo, Carlo Emilio Gadda, scriverà: «Mando il saluto del figlio senza scarpe, alla madre lontana, augusta ed eterna». Caravaggio doveva vederla un po' così, lui scalzo, senza un soldo, che arriva in questa capitale spettacolare. E non sappiamo nulla della sua reazione di fronte a Michelangelo, a Raffaello, ai marmi antichi. Sappiamo che se la passò malissimo. Essendo senza denari, stette con Pandolfo Pucci da Recanati, beneficiato di San Pietro, dove gli conveniva andare per la parte e alcuni servizi non convenienti all'esser suo. Quel che peggio, se la passava la sera con un'insalata, che gli serviva per antipasto, pasto e postpasto. Dopo alcuni mesi, partitosi con poca soddisfazione, chiamò poi questo suo benefattore, Monsignor Insalata. La vorremmo vedere la faccia di questo Monsignor Pandolfo Pucci, che faceva dipingere a Caravaggio sostanzialmente dei santini e lo impiegava in lavoretti di poco momento. Un Caravaggio che probabilmente scappava da tutte le parti per potersi vedere finalmente Roma, quella Roma che dopo il suo passaggio sarà diversa, profondamente diversa.